Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuta Jasmine Cristallo, coordinatrice nazionale del Movimento delle Sardine. Buonasera Giovanni Floris, conduttore qui sulla 7 di martedì. E buonasera Pino Corrias, giornalista. Allora, le Sardine scendono in piazza domenica per sostenere il no al referendum sul taglio dei parlamentari e c'è chi pensa che stiate in realtà aiutando la destra, Jasmine Cristallo, e anche che siate un po' radical chic. Subito dopo la pubblicità. Jasmine Cristallo, voi domenica prossima scenderete in piazza per sostenere il no al referendum sul taglio dei parlamentari, ma in molti pensano che stiate aiutando la destra e che siate anche un po' radical chic, non le fa venire nessun dubbio, no? Sul mio no al referendum assolutamente no, anche perché ritengo che radical chic sia un'espressione, un concetto senza costrutto, e mi dispiace perché forse c'è una confusione in atto. Non penso che l'avanzata delle destre sia favorita dal nostro no leale al referendum costituzionale. Penso che invece bisognerebbe guardare a quelle alleanze che non si sono fatte nonostante il voto di Rousseau, quindi visto che c'è anche una campagna elettorale che vede alcune regioni andare al voto, forse sull'aiuto che si dà alle destre bisognerebbe interrogarsi chi avrebbe potuto fare delle alleanze nei luoghi in cui si va a votare e evitare appunto la suddetta avanzata. Allora, Pino Corrias, intanto sei tu che hai scritto un pezzo molto critico sui sostenitori del no e hai intitolato il pezzo "I nuovi crociati del no con gli sci in spalla", quindi radical chic le Sardine, perché ce l'hai un po' anche con loro, no? No, veramente loro hanno fatto la dichiarazione dopo che è uscito il mio pezzo, però insomma un po' ci sta, mi fa abbastanza un po' specie questa loro dichiarazione, questo loro schierarsi. Sono un nuovo soggetto della politica italiana e si ritrovano a fianco di Cirino Pomicino, Formigoni, Pier Ferdinando Casini, diciamo i vecchi arnesi della politica. A me pare che sbaglino campo, che la gente che ha guardato a loro stia dall'altra parte. Non si tratta di fare una rivoluzione o chissà che, si tratta solo di rendere un po' più snelle, un po' più efficiente le due camere del Parlamento italiano, e secondo me c'è uno spirito che è noto come il benaltrismo, per cui quando si sta per fare una cosa, una riforma, c'è qualcuno che si alza e che dice che in realtà la cosa importante è ben altro, e si finisce per non fare nulla perché non si fa tutto. E questo secondo me è proprio un vizio della politica italiana, e mi aspettavo che le Sardine si mettessero dalla parte dinamica, diciamo, del quadro politico e di quello che ci sta capitando intorno. Allora, Jasmine Cristallo, la faccio replicare subito, ma interpello prima Giovanni Floris. Tu che cosa pensi? E credi che sia più di sinistra votare sì o votare no a questo referendum? Perché in effetti ci sono un po' di vecchi arnesi, come li chiama Pino Corrias, che sono per il no e viceversa, ma non solo. Anche dall'altra parte. No, non credo sia né di destra né di sinistra votare né sì né no. È un tema che riguarda tutti, tra l'altro in cui la maggior parte delle forze politiche, almeno quelle espresse, sono tutte concordi per il sì, l'hanno votata in tanti, no? Né penso che possa essere politico o antipolitico dire sì o no, d'altronde stiamo parlando di quanti sono i parlamentari, non di che cosa fa il Parlamento.
penso che sia un tema trasversale, tutt'al più può essere un po' più di sinistra dividersi, ecco quello sì, dividersi anche davanti a un tema. Guarda, io mi ricordo dai tempi di Ballarò, ogni volta che facevamo il sondaggio su cosa bisognerebbe intervenire, la stragrande, gli italiani, stragrande maggioranza degli italiani diceva sulla diminuzione del numero dei parlamentari. Certo, è un tema vecchissimo, eterno. E può essere, diciamo, ecco, da osservatore si può notare che una volta che i grandi partiti della sinistra stanno dalla parte del sì, la sinistra però in parte è anche per il no, mentre la destra o non si pone il problema, vanno tutti uniti, in fondo Salvini e la Meloni dicono si vota sì e la finisce, e anche se Berlusconi pone dei dubbi, qualche intellettuale come Sallusti pongono dei dubbi, fondamentalmente dicono vabbè, facciamo un passo avanti, andiamo a votare sì. A sinistra, però è il segno anche probabilmente di maggiore analisi del contesto, nascono dubbi come quello delle sardine. Germin Cristallo ha sentito allora intanto le divisioni della sinistra eterne, immarcescibili. Corrias dice che da voi ci si sarebbe aspettato più dinamismo, di mettervi dalla parte nel campo che comunque cerca di cambiare, non tutto benissimo subito, ma insomma di cominciare da qualche parte. Tra l'altro il segretario del PD Zingaretti in serata ha detto un sì per combattere e cambiare, che quello il sì, se vincesse il sì, si può cominciare a fare una serie di riforme. Allora, ci terrei a specificare che il campo di cui parliamo, cioè quello lì del sì, vede tra i giocatori anche Salvini e Meloni, quindi sinceramente essere dall'altra parte già è indicativo del fatto che non si sta con le destre, quindi questo è già un fatto. Ripeto, l'errore secondo me fondamentale di tutta questa vicenda è il fatto che ci sia una, come posso dire, cioè una cosa è il riformismo, è una cosa il populismo. Noi non siamo contro il riformismo. Il riformismo è anche è necessario in alcuni momenti, non si può rimanere ancorati, non è sacrilego andare a toccare la carta costituzionale nei modi però in cui si può accedere a quel documento così importante con un certo criterio. È il modo in cui questo sta avvenendo, anche il modo in cui si porta avanti questa campagna referendaria, questa è antipolitica, questo è un approccio assolutamente punitivo nei confronti dei parlamentari. Sicuramente un altro errore fondamentale tra il Parlamento come istituzione e il Parlamento rappresenta la massima espressione della sovranità popolare e chi lo abita. Allora, se si fa tutta questa confusione, il nostro no è un no dettato dal fatto che senza dei correttivi, senza una legge, noi stiamo subordinando una riforma costituzionale ad una legge ordinaria. I governi passano, la Costituzione rimane, qualsiasi maggioranza può votare una nuova legge elettorale. Però Corrias faceva un'obiezione di merito, no? Nel senso che voi comunque state dalla parte di Formigoni, di Cirino Pomicino, mentre stando ai sondaggi la maggioranza del paese chiede una spinta verso un cambiamento, verso un... allora si può dibattere se questo è populismo o antipolitica, ma insomma... Fatto sta che voi mi sento di rispondere che stiamo dalla parte della Costituzione in questo caso. Ma forse non basta essere dalla parte della Costituzione, Corrias. Ma no, nel senso che poi ognuno, questa è una battaglia larga, è una battaglia appunto che riguarda la rappresentanza, la massima istituzione di questa Repubblica, per cui ognuno poi un po' trova le proprie ragioni per stare da una parte o dall'altra. Io penso che Salvini e la Meloni e in parte un po' anche Berlusconi ne avrebbero fatto a meno, diciamo, si trovano lì perché l'hanno votata in Parlamento, perché faceva parte di un'altra maggioranza, di un altro momento. Io penso che l'Italia debba muoversi diciamo, verso una semplificazione delle procedure, delle rappresentanze, delle chiacchiere. E questa cosa, questa idea che qualunque... Una riforma, diciamo, non enorme, ma insomma significativa, possa risolvere sia imprecisa, sia non abbastanza, ma va bene così, è così. La politica è questa, è un'approssimazione verso quello che uno pensa, non è la risoluzione. Ecco, se ma non ogni è volta Pino, che stiamo per fare Pino Corrias, qualcosa... scusa, ti interrompo solo un attimo, sì. Ma non credi che sia
votare sì a questo referendum sia anche un cedimento all'antipolitica, all'antiparlamentarismo, è un po'... Ma no, è che siamo imbevuti di antipolitica, di antiparlamentarismo e di populismo, questo è vero, ma questa è una riforma che ha 50 anni, è una riforma che ha 50 anni di storia. Quindi il fatto che certo che le due cose coincidano, dal mio punto di vista io voterò sì a questo referendum, ma non perché detesto il parlamentarismo, il populismo oppure ammiro i populisti, anzi penso che siano un grave danno per le democrazie rappresentative, quindi lo faccio per altre ragioni. Penso che ognuno possa trovare, come adesso poi tu citavi il mio articolo, io parlavo addirittura dei tempi del divorzio, ognuno trovava le sue ragioni, è ovvio che quando la Chiesa diceva che il divorzio distruggeva la dignità della donna e invece gli altri dicevano, diciamo i partiti progressisti dicevano che invece no, era esattamente il contrario, poi abbiamo visto che poi il divorzio non è stata la soluzione della dignità della donna nella Repubblica Italiana, però è stato un passo avanti, tutto qua. Jasmine Cristallo e poi Floris. No, il paragone con il divorzio mi sembra un po' azzardato, e questo perché stiamo parlando veramente della centralità del Parlamento. Io capisco che è un argomento che è stato trattato tante volte nella nostra storia, ma ripeto, nell'ambito di qualcosa che andava a rivedere totalmente il bicameralismo paritario. Senza quel tipo di approccio, in questo modo è semplicemente un taglio che va a, non è neanche piramidale, anche la spending review procede attraverso tagli che sono piramidali in modo tale da eliminare il superfluo. In questo caso noi stiamo parlando della rappresentanza e soprattutto il sud, quindi le zone più spopolate, ce lo dice anche i numeri ce lo stanno raccontando, saranno quelle lì meno purtroppo rappresentate, e questo è un fatto. Quindi ripeto, è il modo in cui si sta, tra l'altro l'antipolitica è alla base della campagna referendaria che stanno portando avanti, perché se io assisto a un ministro della Repubblica che sforbicia delle poltrone dimenticando che quelle poltrone sono seggi e quindi sono l'espressione della sovranità popolare, ci rendiamo conto che quello è populismo. Se mi rendo conto che il Ministro della Repubblica gira con gli specchietti illustrativi di altre realtà europee senza capire che in realtà bisogna calarsi in quella Costituzione, se noi facciamo un paragone tra l'Italia, una Repubblica parlamentare o una Repubblica federale tipo la Germania, quel paragone non potrà mai reggere. Quindi rendiamoci, tra l'altro, e questo io lo voglio dire perché penso che sia importante, quando si giura sulla... Io cito sempre Calamandrei. Calamandrei sosteneva che quando si parla di Costituzione i banchi del governo devono rimanere vuoti. È assurdo che a portare avanti questa campagna referendaria siano ministri e sottosegretari, perché non è accettabile. Questo non è accettabile, Giovanni, e a te non chiedo cosa voti perché tu sei il conduttore di martedì, quindi non... Non mi conviene, dici. No, non lo so. No, io voterò sì. Tu voterai sì. Io voterò sì, ma non intendo né fare campagna. Noto che, diciamo, lei ha ragione su alcuni aspetti. È indubbio che una scelta del genere comporterà dei problemi di rappresentanza, che andranno risolti. C'è un aspetto, hai fiducia però, che diciamo, i vari problemi che essere, si aprono... Diciamo, da qualche parte devi spesso iniziare, no? La centralità del Parlamento però non è legata al numero dei parlamentari, perché se no potremmo avere degli stati dittatoriali che avendo 6.000 parlamentari stanno a posto. Non è neanche una scelta legata, diciamo, che smentisce o conferma le scelte dei padri costituenti, perché... Tra il 48 e il 63 il numero di parlamentari era variabile, addirittura sì, nel 63 diventa fissato in questo numero. Però ha assolutamente ragione che prendere i problemi da una parte o dall'altra implica la creazione o no di altri problemi. Chiaramente partendo da un numero senza avere una legge elettorale, tagliare il numero implica dei problemi di rappresentanza per determinate regioni, la Sardegna, l'Abruzzo. Diciamo, però qua non ci si può, dal mio punto di vista, è legittima la scelta del no, è legittima la scelta del sì, certo, non ci si può fermare davanti al come applichi una scelta giusta o a chi la dice, no? In fondo ci sono delle teorie assurde date da persone degnissime e delle persone assurde che danno delle idee buone. Valutiamo di per sé la domanda, io nella miseria della domanda e della risposta a me viene più da dire sì, ma non implica un mondo politico dietro. Ecco, ma secondo te chi raccoglierà il dividendo politico
più alto, perché ricordiamoci che il 2021 si va a votare per il referendum in tutta Italia e poi si vota per le regionali in 7 regioni. Dal mio punto di vista non dobbiamo applicare delle categorie usuali un momento che usuale non è. Allora, può essere che il referendum in questo momento odori un po' più di maggioranza governativa, perché Di Maio e Zingaretti ci si stanno spendendo molto, e può essere che le regionali certifichino nuovamente che l'Italia è molto portata verso il centrodestra. Tutte e due questi aspetti non hanno la rilevanza che avrebbero avuto in altri momenti della nostra storia politica, dal mio punto di vista, perché in questo momento le persone sono concentrate sulla salute e sull'economia. Quindi può essere anche che un passaggio come quello referendario premi più una parte politica, un passaggio come quello delle regionali premi più l'altra, ma la testa dell'elettore, la testa politica dal mio punto di vista, è centrata su tali e tanti problemi profondi, reali e gravi, che non avranno una grande influenza all'andamento né delle regionali né del referendum nella testa dell'elettore. Poi può essere che nella classe dirigente politica creino degli sconvolgimenti, ma fondamentalmente dal mio punto di vista il governo non rischia su questo, rischia su Covid e economia. Sei d'accordo, Pino Corrias? Assolutamente sì, sono d'accordo. No, volevo dire a Jasmine Cristallo che dire che questa scelta referendaria premierebbe il populismo, le vorrei ricordare che è una legge che è stata votata da Camera e Senato 4 volte dalla stragrande maggioranza dei partiti, quindi accusare i partiti di essere antipartiti e di essere populisti e antiparlamentaristi mi sembra un po' un azzardo. Dopodiché è vero che l'Italia ha dei, diciamo, attraversa un mare in tempesta, c'è il Covid, c'è il recovery fund, che c'è i soldi che stanno arrivando e tutte quante le altre questioni politiche, quindi, e poi appunto secondo me ci sarà anche una bassa affluenza, credo, non nelle regioni dove si voterà per i presidenti di regione, ma insomma nelle altre penso che sia un po' fuori dall'agenda del cittadino comune. È un peccato perché comunque è un tema che ci riguarda. E poi tutti gli aggiustamenti che certamente andranno fatti con leggi elettorali, le funzioni della Camera, le funzioni del Senato, secondo me il sì accelererà la modernizzazione, il cambiamento delle regole. Se vince il no, penso che invece tutto si fermerà. Ecco, ma le aggiungo una domanda, Jasmine Cristallo, le do subito la parola, perché avete citato tutti il coronavirus, anche oggi i contagi sono aumentati, anche i ricoverati in terapia intensiva. Sembra quasi che i potenti che vengono contagiati si ritengano invulnerabili, si ritengano, e mi riferisco a quello che è successo ieri, che sono riuniti i presidenti della Lega Calcio Serie A e il presidente De Laurentiis è risultato positivo al coronavirus, è andato a questo incontro mentre aspettava l'esito del tampone, aveva anche già la febbre, tra l'altro in serata si è fatto ricoverare all'ospedale. Che cosa succede secondo lei quando i potenti minimizzano, addirittura negano e pensano che loro non resteranno mai vittime? Ricordiamo la vittima più illustre, è rimasto contagiato, Silvio Berlusconi, e che ha detto, tra l'altro, è la battaglia più dura della mia vita, quella che sto combattendo. Per fortuna sta meglio, ma insomma, è un messaggio importante quello che ha detto, che ha dato Assolutamente Berlusconi. Assolutamente sì, la cosa che rattrista tantissimo è che anche su un virus, una vicenda così drammatica per tutti, si faccia politica e che quindi ci si metta a livello di schieramento dal punto di vista del, anche favorendo tutta quella tutto quel racconto che ha a che fare col negazionismo, col complottismo, che ovviamente poi genera dei problemi reali nella società, perché se noi non ci sentiamo di poterci affidare
a qualcuno che ci indichi la via in un contesto così complesso, e questo forse è anche un po' responsabilità di chi ha fatto informazione un po' schizzoide, perché noi abbiamo assistito veramente a notizie che si contraddicevano l'un l'altro. E qual è la cosa che più mi preoccupa? Che in questo clima, in cui magari sarebbe anche legittimo esercitare una critica, no? Hai anche il timore di farlo, perché immediatamente si può rischiare di essere in qualche modo etichettati come coloro i quali rinnegano qualcosa, e questo è molto grave, perché quindi viviamo in uno stato di angoscia che ci porta a dover aver paura di essere associati ad una parte politica che invece cavalca, come spesso accade purtroppo, quelle che sono le paure più recondite delle persone, e questo non è accettabile se si parla di qualcosa che riguarda tutti noi. Ci sono delle persone estremamente fragili che rischiano seriamente, qualora dovessero contrarre questa. Tutti noi dobbiamo essere responsabili, tutti noi dobbiamo essere estremamente. Invece assistiamo a piazze incredibili di racconti che non possono... Senza nessuna misura, diciamo, di sicurezza, come di attenzione, come è successo ieri. Ma tu pensi che i potenti, il mondo anche di Berlusconi, dove ci sono appunto molti negazionisti e molti che hanno minimizzato il Covid, pensi che si sentano invulnerabili? Non più delle persone comuni. Io temo che molti di noi, tutti noi in fondo, pensiamo sempre che non ci capiti, no? che non tocchi a noi in quel momento, che non sia in quel contesto. Ma io posso dirti la verità? No, io invece dall'inizio penso che potrebbe assolutamente succedere, figurati, se non faccio attenzione, se non rispetto le norme. Sì, però non credo che ci sia un essere VIP che ti fa considerare invulnerabile. Io temo che ci sia diffusa l'idea che in fondo non tocchi alle persone. Non so se nella maggior parte degli italiani o no. Quello che è tipico delle persone note è non accettare l'idea che sia un esempio. Ecco, quello sì. Allora, se io anche sono sicuro che andando alla riunione di Lega non mi prenderà, perché figurati se capita a me, magari ci deve essere retropensiero, però sono una persona in vista, mi devo mettere la maschera. Poi essere un modello è sempre un dolore, no, per ognuno, cioè tutti siamo inadeguati a essere un esempio, un modello. Però è vero che ci sono delle persone note o che rappresentano o che sono di per sé importanti, perché centrali nel sistema comunicativo, che, diciamo, tardano ad accettare l'idea che non c'è solo l'onore ma c'è anche l'onere, no? Allora io devo farmi carico di queste misure. E poi quello che dimostra, secondo me, questa vicenda, come la vicenda di Silvio Berlusconi, è che questo è un virus molto contagioso, che prende proprio tutti, che sta dovunque, e se non ti ripari ti prende. E siccome si capisce che è più pericoloso per le persone anziane, proprio loro dovrebbero essere le prime a dimostrare di stare attenti. Tu, Pino Corrias, che cosa hai pensato quando hai letto di Berlusconi oggi dei presidenti della Serie A, della Lega Calcio? Ma che abbiano forse un sovrappiù di senso di onnipotenza i molto potenti e i molto ricchi, forse è anche vero, però, diciamo, passati questi 6 mesi di esperienza, forse qualche riflessione la faranno anche loro. Per quello che riguarda Berlusconi, ha detto una cosa molto toccante da un certo punto di vista, ha detto che è una malattia infernale, lo ha detto al telefono in collegamento. Io penso comunque che quando una persona è malata, che sia potente o non potente, ricco o ricchissimo, debbano parlare i medici, e noi possiamo solo fargli gli auguri, tutto qua. Senti, ma per il governo le sfide sono tante, al di là del referendum e delle elezioni regionali, perché poi, appunto, come ricordava Giovanni prima, ci sono dei problemi molto molto concreti, a cominciare dal coronavirus, dalla crisi economica, il recovery fund, essere pronti con tutti i progetti, eccetera eccetera. Secondo te Conte riuscirà a reggere l'urto come vedi solido questo governo? Io lo vedo solido, sì, nel senso che loro di problemi ne hanno esattamente 209 miliardi di problemi, nel senso che sta per arrivare una quantità di denaro, arriverà una quantità di denaro mai piovuta, se non dai tempi del piano Marshall, ma credo il doppio, confrontando la quantità di soldi di allora e di oggi. È evidente che ci sono
i potentati legali e anche illegali che non vedono l'ora di mettere le mani su questo tesoro in arrivo. Il governo è un po' in mezzo, non tanto alla tempesta, ma certamente è in mezzo a grandi flutti. Se hanno un po' di testa in spalla, non si faranno sfuggire l'occasione di trovare una destinazione adeguata a questi 209 miliardi. Dopodiché è vero, c'è per esempio Confindustria che è persino così, insomma, sorprendente per quanto e quanto spesso attacca il governo. Io, se non ricordo male, è da giugno che dicono che non hanno i piani pronti per i 209 miliardi del Next Generation e francamente, insomma, mi sembra sempre una fretta sospetta, certo. Diciamo, quella. Giovanni Floris, tu cosa pensi? Il Premier Conte, quando dice che ci sono dei potentati che lo vogliono fare fuori, li vedi anche tu? Un po' lo accennava anche Pino Corrias. Ci sono sempre potentati che vogliono un'altra soluzione. La politica è bella per quello, diciamo, non è che si sta là e tutti stanno tranquilli. Io penso che l'aspetto delle regionali che bisogna proiettare sul tema dell'economia è proprio che questo governo ha un grande problema, che 5 Stelle e PD stanno insieme solo per tenere in piedi Conte, che non riescono a individuare neanche un potenziale governatore di una regione insieme. Questo significa che nel momento in cui ti arrivano 209 miliardi, ma soprattutto ne apriranno tantissimi, questo è il via che può portare una cifra sui 300, e tu non hai un'unità d'azione, non hai un'ispirazione comune, non hai un'alleanza forte, vuol dire che succede? Che succede? Che cerchi di dare ragione con tanti soldi a tante persone. Il governo ora ha raccolto, mi pare, 660 piani che vengono dai ministeri per spendere questi soldi. 660 o 9.000 miliardi è la stessa cifra. Vuol dire che non si ha un'idea. Cioè là ci deve essere, non dico da giugno, però ci deve essere un'idea di base che dirà, guardate, c'è la Presidenza del Consiglio, il Ministero del Tesoro, il Ministero delle Attività Produttive che hanno detto che si farà più o meno questo. Ma non possono perché sono di tre esponenti differenti. C'è un partito che non riesce a mettersi d'accordo sul governatore della Puglia. Può mettersi un governo d'accordo su gestire così tanti soldi? O si sbrigano o rischiano di cadere su quello, ecco, non sul referendum. Cosa dicevi, Corrias, rapido? No, dicevo che diciamo, la scadenza è ottobre per presentare i piani di investimento, quindi un po' di tempo c'è. Non sì, credo sarebbe una cosa semplice. Diciamo, hanno un mese per selezionare 660 finanziamenti così netti che si riesce a coprire anche quartieri di città. Non è così che si gestisce il piano Marshall dei nostri tempi. Sì, no, questa è un'occasione per ricostruire il paese. E invece stiamo qui, ognuno dice, guardate, se avanza un milione me lo date anche a me che ci faccio questo? Pensa alla testa che gli viene a Palazzo Chigi per mettere d'accordo 660 persone. Vedremo come spoltiranno. Giasmin Cristallo vede questo governo solido e sì. Voi, diciamo, non amate tanto i 5 Stelle, mi pare di aver capito, però col PD, adesso al di là del fatto che Zingaretti abbia invitato a votare sì al referendum, è sempre un vostro interlocutore e anche Conte che dovevate incontrare? Sì, rimane la possibilità ovviamente di dialogare, perché è fondamentale il dialogo. Naturalmente anche la possibilità di criticare, qualora è proprio la libertà che ci viene dal non essere un partito politico, la libertà di poter dire esattamente ciò che si pensa, cosa che in questo momento molti appartenenti a partiti politici hanno difficoltà a fare. Quindi avrete un futuro, durerete? Dipenderà da quello che poi accadrà, nel senso che ci sarà bisogno di interloquire. Noi continueremo a portare avanti le nostre istanze, siamo stati critici anche sui decreti di sicurezza, non siamo stati assoggettati come magari anche molti dicevano rispetto a determinate dinamiche. Abbiamo criticato, abbiamo anche riconosciuto l'importanza della gestione di questo momento, quindi siamo sempre stati nelle cose, noi interveniamo sulle cose. Intervenire sulle cose, l'abbiamo detto che bisogna intervenire per riuscire ad avere e spendere al meglio i soldi del recovery fund, il futuro dell'Italia dipende anche da questo, ma appunto i piani precisi ancora scarseggiano. Sentiamo Paolo Pagliaro. Nonostante i suggerimenti delle task force, ancora non è ben chiaro come si intendono spendere, o meglio investire in modo produttivo e coerente, i 207 miliardi in arrivo con il recovery fund. Eppure non mancano i settori strategici bisognosi di sostegno.
Nella classifica europea relativa alla fornitura di servizi pubblici digitali, l'Italia si trova al 19° posto. Siamo 17° tra i paesi dell'Unione per grado di sviluppo delle connessioni. La rete fissa a banda larga ultraveloce copre il 30% delle famiglie contro il 44% della media europea. C'è poi il basso livello di investimenti in ricerca e sviluppo, che in Italia rappresentano solo l'1,4% del PIL contro il 2,2% registrato nell'Unione Europea. Siamo 16° per la spesa in investimenti e ricerca nelle tecnologie verdi e siamo gli europei con il minor numero di laureati e diplomati, anche se nei giorni scorsi abbiamo letto che secondo la CGA di Mestre il nostro problema sarebbero i giovani troppo istruiti per il lavoro che fanno e non piuttosto la mancanza di lavoro qualificato. La verità è che le iscrizioni universitarie nel sud e nelle isole sono calate del 25%. E la fotografia scattata dal capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia a beneficio della Commissione Bilancio della Camera. Ed è un'indicazione sul buon uso che dei fondi europei si dovrebbe fare. Siamo in chiusura, grazie Jasmine Cristallo, grazie Giovanni Floris, grazie Pino Corrias, grazie spettatrici e spettatori. E adesso state grazie con noi perché torna da stasera Formigli col suo Piazza Pulita, sono molti ospiti interessanti. Per la politica Stefano Bonaccini che viene sempre dato come possibile successore di Zingaretti qualora alle elezioni prossime ci dovesse essere un disastro per il PD. Quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani 8:30. Arrivederci.